Mar Mediterraneo, 9 settembre 1943. Una flotta di navi e unità da sbarco americane e inglesi si dirige verso il porto di Taranto, in quella che viene denominata Operazione Slapstick. La decisione degli alleati di occupare Taranto è il frutto di una strategia militare ben precisa, che ha lo scopo di aprire un varco verso l'Europa e condurre il fascismo alla caduta. Dopo lo sbarco in Sicilia, avvenuto il 10 luglio, Churchill e Roosevelt pensano dove poter sferrare un attacco contro le linee nemiche. Ma i comandanti Montgomery e Patton sanno bene che il controllo dei maggiori porti italiani sul Mediterraneo faciliterebbe l'avanzata degli alleati. Il governo italiano, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, i primi di settembre l'Italia, ormai soggiogata dai nazisti, propone un armistizio al generale Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate. Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. L'8 settembre, mentre Badoglio annuncia alla radio l'armistizio con gli anglo-americani, su ordine dell'ammiraglio Cunningham, la HMS Howe e la HMS King George, con i loro 6 cacciatorpedinieri di scorta, seguono il convoglio che giunge in vista di Taranto all'alba del 9 settembre 1943. Per l'operazione Slapstick viene mobilitata la prima divisione aviotrasportata britannica comandata dal generale Hopkinson. I britannici vedono le navi da battaglia Duilio e Andrea Doria lasciare il porto senza opporre resistenza. Alle ore 15 le unità da sbarco raggiungono il molo, mentre altre navi rimangono al largo da dove i soldati vengono trasportati a riva da piccole imbarcazioni. Le prime unità a sbarcare sono la 4ª Brigata e il 10° Battaglione Paracadutisti, che si dirigono nell'entroterra. Nel frattempo, il generale Hopkinson stabilisce il quartier generale della divisione all'Hotel Albergo Europa e accetta la resa italiana da parte del governo militare. Il giorno seguente, le truppe raggiungono Massafra, Mottola e Castellaneta, dove lo stesso Hopkinson viene colpito da colpi di mitragliatrice tedesca. A circa una decina di chilometri dalla città, su una collina in prossimità delle rive del Mar Piccolo, gli inglesi costruiscono un campo di concentramento in cui vengono internati circa 20.000 prigionieri di guerra, per lo più italiani catturati sul fronte africano. Nel periodo tra il 1945 e il 1946, per gli internati del campo di Sant'Andrea, l'opera della Pontificia Commissione di Assistenza e della relativa sezione diocesana di Taranto, istituita da Monsignor Bernardi e posta sotto la presidenza di Monsignor Motolese, ebbe un ruolo fondamentale di supporto e di aiuto concreti. Anche il coinvolgimento di organizzazioni locali di assistenza e di cittadini privati fu rilevante per la grande generosità e compassione dimostrata. Monsignor Bernardi coordinò incessantemente le attività di assistenza morale e materiale, mantenendo i contatti con il Comando Alleato e anche con la Segreteria di Stato Vaticana, e invitando il clero e la popolazione locale a vedere nel prigioniero l'immagine di Cristo, e pertanto a rispondere generosamente alle richieste di aiuto provenienti dal campo mediante offerte in denaro, alimenti e donazioni di vario genere. Numerosi documenti conservati nell'archivio storico diocesano di Taranto mostrano come l'arcivescovado sia stato il punto di riferimento cruciale non solo per i prigionieri ma anche per le famiglie in cerca di notizie rassicuranti sui propri congiunti internati. Monsignor Baldelli, responsabile del Centro Romano della Pontificia Commissione di Assistenza, nell'elogiare l'opera della sezione diocesana di Taranto, la definì attività veramente meravigliosa. Tant'è che quando il campo di Sant'Andrea cominciò ad essere smantellato tra aprile e maggio del 1946, molti prigionieri espressero gratitudine e stima nei confronti di Monsignor Bernardi e del suo segretario personale, Monsignor Motolese, per il loro impegno instancabile.
Gli inglesi abbandonano la città solo nel giugno del 1946, a seguito del referendum che dà vita alla Repubblica. Taranto conserva ancora oggi numerose tracce a testimonianza dello sbarco e della presenza degli alleati. Nell'ottantesimo anniversario dell'arrivo degli alleati a Taranto, l'Università della Terza Età di Crispiano ha voluto raccontarvi con questo docufilmato uno degli episodi bellici che hanno segnato la storia della liberazione dell'Italia. L'amore per la cultura, per la storia, per la conoscenza alimenta il nostro continuo impegno quotidiano ed offre continui spunti per la condivisione e l'arricchimento educativo in funzione della promozione sociale del nostro territorio di riferimento.